della collaborazione della Walt Disney con Eleonora di The Beauty Tracks. Siamo davvero contente che il primo vi sia piaciuto e anche noi non vedevamo l'ora di fare il secondo e come potete aver capito dall'intro e anche dal mio abbigliamento, la seconda principessa che andremo a fare oggi è Jasmine del cartone Aladdin. Un po' mi imbarazzavo a mettermi così, però poi ho detto ma sì, giochiamo, perché non farlo. Come trucco il più vicino possibile a quello che ha lei nel cartone, però aggiungendo un po' di bordeaux che è simile al vestito che ha quando è stata rapita dallo stregone Jafar. Abbiamo deciso di fare questa principessa perché essendo fine estate dovremmo essere un po' abbronzate, quindi quantomeno avvicinarsi al suo colore naturale, ma io non è che mi sia abbronzata più di tanto, sia perché comunque sono molto chiare, sia perché il mare l'ho visto e non l'ho visto quest'anno purtroppo. Sicuramente Eleonora sarà molto più abbronzata di me, e per cui ho aggiunto una cipria più scura della mia carnagione naturale in modo tale da rendermi un poco più abbronzata. Adesso vi lascio il tutorial, alla fine mi metterò il link del video di Eleonora. Se vi piace seguite il tutorial e vediamo adesso che cosa ho fatto. Applico il mio skin tone della Kiko, il primer. Anche un po' sul collo. Vado a prendere adesso questa cipria della Too Faced, la Chocolate Soleil, che è più scura rispetto alla mia carnagione. Andrò così ad abbronzare ulteriormente il mio viso. Adesso a riempire la mia palpebra mobile e leggermente più su con questo matitone per occhi e labbra OST effetto brillante, il numero 801, sui toni del bordeaux. E lo vado ad amalgamare poi con le dita. Un pigmento marrone, e questo io l'ho trovato in un negozio per fornitori di parrucchieri e estetiste, e è il numero 06, purtroppo si è consumata la scritta per cui non vi so dire. Io ho parecchi di questi pigmenti, in quasi tutti però si è scolorita la scritta, questo è quello che si vede di più e non riesco a capire se c'è scritto alba, non lo so. Comunque un qualsiasi pigmento di questo modo andrà bene perché è un marrone con dei riflessi neri e bronzo. Essendo un pigmento io preferisco andarlo a lavorare con un pennello dalle setole dure ed utilizzo questo della Nike Air e andrò ad applicarlo nella piega esterna del mio occhio. Porto verso tutta la piega del mio occhio, allungandolo verso la fine, in modo tale da far sembrare il mio occhio appunto allungato. Con il 200 Eye della Kiko, lo sfumino, vado a sfumare il colore appena messo.
adesso l'ombretto della Rimmel, il 102 Backstage, che vado ad applicare con il 202 Eye della Kiko. Lo applico al centro della palpebra mobile. Sfumandolo ovviamente con l'altro colore appena messo, solo nella piega dell'occhio. Con il pennello di nuovo dalle setole dure riprendo una lieve quantità del mio pigmento marrone e lo vado ad applicare al di sotto dell'occhio nell'angolo esterno. Sempre della Rimmel vado a prendere adesso il 106 Punchy Top, credo si pronunci così, che è questo colore nude. Lo applico nell'angolo interno dell'occhio, sfumandolo verso su e verso i colori appena messi. Lo porto anche un po' nell'angolo inferiore e l'ho applicato utilizzando un pennello dalla punta sottile del mio set della Laila. Prendo adesso dalla pupa a forma di coniglietto, la pupa Puppets, con riferimento 05, questi due colori, il bianco perlato e il bordeaux. Andrò ad applicare il bianco perlato al di sotto della arcata sopraccigliare. Pennello largo, vado ad applicare adesso il bordeaux nella parte rimasta vuota. Allungando il colore verso la fine. Ripasso il pigmento marrone nell'angolo esterno e al di sotto dell'occhio, nella parte centrale che è rimasta ancora vuota, riprendo l'ombretto della Rimmel, il 102 Backstage, quello che abbiamo applicato al centro della palpebra mobile. Andrò a sfumare leggermente con un po' di bordeaux, giusto tra il colore appena messo e il colore più scuro. Vado a creare adesso una linea d'eyeliner con l'eyeliner pen dell'Essence, il 100% Splash Proof, e lo vado ad allungare abbastanza verso la fine. Adesso ad applicare la mia matita nera all'interno dell'occhio, la matita eyeliner della pupa, la 01. E andrò qui ad unire con la linea di eyeliner. Vado ad applicare adesso un colore su bordeaux
per richiamare un po' gli ombretti utilizzati sugli occhi e vado a prendere dalla Pupa Makeup Kit, la Pupa Cards, il blush che troviamo all'interno. Adesso il mio solito mascara della Kiko e dopo, per dare ancora più volume alle ciglia, il top coat viola della Kiko, volumizzante. Sulle labbra applico il matitone che ho utilizzato prima sugli occhi, perché come vi dicevo è un matitone sia per occhi che per labbra. E al di sopra applico questo super gloss volume mediato della Collistar, lo 01. Questo è il risultato finale. Ricordatevi che alla fine del video vi lascerò il link con la foto per andare al video di Eleonora. Spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio e alla prossima!